Oggi vi presento la barca in giacca perché lo merita davvero. È l'ultimo My Song di PG Loropiano, un Club Swan 80. Il nome My Song ha percorso la storia della vela d'altura italiana e PG Loropiano è sempre stato un protagonista. Il disegno degli interni è di Nauta. È una barca che ha studiato in maniera particolare con il progettista Wang Kei, con Nautor Swan, che ne farà l'inizio di una classe monotipo Club Swan 80 e con Persico, il cantiere costruttore, quello che ha costruito Luna Rossa e che è specializzato in high-tech di carbonio. Quali sono le caratteristiche di questo Club Swan 80? Intanto è molto veloce, non ha i foil, ha un grande daggerboard per stringere, soprattutto di bolina, ad angoli che coi foil non sarebbero possibili, ma è una barca particolarmente adatta alle andature portanti. Pur non alzandosi sull'acqua, raggiunge velocità molto elevate, 25-30 nodi sono alla portata quotidiana, ovviamente quando c'è vento. PG Loropiano ha voluto una barca che avesse degli interni sportivi dove lui poteva passare qualche giorno, ma non è propriamente una barca da crociera, è un grande day cruiser. Quando non c'è l'impegno della regata si può navigare in famiglia. PG, finalmente un altro My Song, ma da cosa arriva questo nome? Il nome viene da un brano di musica che secondo me si accompagna bene col mondo del vento, della natura, ed è un pezzo di musica di Keith Jarrett che fu fatto nel 1974 e che io amavo moltissimo e che a mio avviso quando tu sei in vela e senti questa musica, o quando senti la musica pensi alla vela, vedi che le due cose si accomunano, ecco. Quanti sono stati i My Song? Questo è il numero 5. Questo è molto diverso dagli altri, è una barca da regata anche di più. Sì, diciamo che questa è io lo chiamo ancora compromesso, cioè io ho sempre voluto delle barche da crociera a vela, ma per essere una barca a vela deve essere veloce. Si può benissimo avere una barca da crociera a vela veloce, ma piano piano, appassionandosi sempre di più della velocità e delle performance, sono arrivato a decidere di avere una barca che è 90% dedicata alla regata e 10% al day sailing piuttosto che alla crociera, ma comunque si può fare sia regata senza compromessi e crociera perché le dimensioni te lo consentono. Poi si possono fare regate anche con i 30 piedi, 36 piedi e sei felice ugualmente, ma se vuoi avere una barca, data la mia età, data le mie abitudini, è una barca che va anche veloce, divertente, in regata, se arrivi a 80 piedi hai delle buone opportunità e possibilità di utilizzarla come sia day sailing che come crociera.